dell'anno giudiziario al Tribunale di Venezia. Il 2020 è stato un anno difficile a causa del Covid e l'organico della giustizia in Veneto continua a patire una carenza storica di personale. Per una parte dell'imprenditoria veneta la criminalità organizzata si sta sostituendo allo Stato e alle banche, un rischio per ora circoscritto ma che va tenuto sotto stretto controllo. Produceva e commercializzava prodotti igienizzanti senza le procedure obbligatorie di sicurezza. I carabinieri sequestrano a Venezia 5.000 flaconi e 250 kg di gel. I portavoce dei quartieri in movimento manifestano davanti alla sede del municipio di Mestre per chiedere l'apertura dei consigli di municipalità online agli interventi del pubblico. Una fermata in centro a Mestre per la metropolitana di superficie. I lavori procedono e secondo le previsioni di Veneto Strade saranno ultimati entro agosto 2021. L'ex sindaco Paolo Costa racconta la corsa contro il tempo per riconsegnare a Venezia la Fenice ricostruita. La riapertura del teatro diede una nuova vita alla città. Viaggio all'interno dell'ex ospedale al Mare del Lido, acquistato da Cassa Depositi e Prestiti per trasformarlo in due ressorti e una sede universitaria. L'area attualmente è in stato di degrado e abbandono. Buonasera, eccoci in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo dunque dall'apertura dell'anno giudiziario al Tribunale di Venezia. Il 2020 è stato un anno difficile a causa del Covid, ma è stato superato. L'organico della giustizia in Veneto continua però a patire una carenza storica di personale. Anche le strutture organizzative della giustizia hanno dovuto fare i conti con l'emergenza coronavirus. Lo ha ricordato subito la presidente della Corte d'Appello di Venezia, Ines Maria Luisa Marini, nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. La Corte d'Appello e il suo distretto, ha osservato, ha retto la sfida utilizzando l'emergenza sanitaria anche come catalizzatore del cambiamento e del processo di filiera. Sono state eliminate o comunque in via di eliminazione le criticità strutturali, cioè quella della disseminazione delle sedi, della carenza di organico del personale di magistratura della Corte e del personale amministrativo. Per il mondo della giustizia i problemi sono semmai a livello nazionale, dalla mancanza di una visione d'insieme e di programmazione a lungo termine all'esigenza di procedure rigide e burocratiche che rendono difficile l'iter dei provvedimenti organizzativi. Sul caso Palamara poi la presidente Marini ha chiamato in causa la classe politica parlando di un'importante occasione mancata di riforma. Occorre mettere le correnti in condizione di non condizionare più che tanto le nomine e quindi solo un Consiglio Superiore della Magistratura eletto tra una rosa di candidati estratti a sorte tra i magistrati può essere un efficace argine alle correnti, argine non eliderle. L'amministrazione della giustizia, la certezza del diritto rivestono un ruolo basilare anche per sviluppare l'economia e il benessere di un territorio. La loro assenza allontana infatti imprenditori e investimenti e il Veneto soffre di una carenza storica di personale. Le piante organiche risalgono ad anni in cui il Veneto non era il motore dell'economia, era terra di emigrazione e non di immigrazione. Poi negli anni le cose sono cambiate, ma è la stessa vicenda che è successa ora con l'incremento delle piante organiche dei magistrati. 11, certo è stato l'incremento più elevato a livello nazionale, ma noi partivamo veramente dal basso, quindi bisognava fare un incremento con dei criteri diversi. Per una parte dell'imprenditoria veneta la criminalità organizzata si sta sostituendo allo Stato e alle banche, un rischio per ora circoscritto ma che, come sottolineato proprio all'inaugurazione dell'anno giudiziario, va tenuto sotto stretto controllo. L'allarme lo ha rilanciato durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Venezia il procuratore generale Giancarlo Buonocore. In Veneto aumentano gli imprenditori che si affidano alla malavita organizzata, a sostituzione delle banche o addirittura per risolvere problemi. Un campo questo nel quale il procuratore capo di Venezia Bruno Cherchi ha accumulato negli ultimi anni parecchia esperienza. Non pensiamo ai grandi imprenditori, imprenditori piccoli imprenditori che si trovano in difficoltà
e che si rivolgono direttamente alla criminalità organizzata. Questo è un fenomeno che stiamo riscontrando. Questo non significa che l'imprenditoria in quanto tale abbia questi problemi, però è un fenomeno che ormai risulta emergente in diverse attività di indagine e qui, come poi è noto, perché molte di queste cose sono già venute fuori nei processi pubblici. Il timore è che ora, con le difficoltà economiche provocate dal coronavirus e il rischio fallimento che attraversa più di un'azienda, possa rafforzarsi anche in Veneto la presenza di capitali di dubbia provenienza e di associazioni malavitose. Mi preoccupa il passaggio di proprietà delle attività economiche in una situazione, tra l'altro, di crisi come questa, conseguente alla pandemia, dove il valore si deprezza, è più facile che ci siano questi interventi. Dobbiamo vigilare molto, in accordo tra le forze dell'ordine, la magistratura e anche tutte le autorità politiche e istituzionali, perché se succede un fenomeno così a Venezia, noi potremmo trovarci alla fine della pandemia con conseguenze pesanti sulla tenuta del tessuto economico del territorio. E a margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, il patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, si è soffermato sulla crisi provocata dal Covid e sulla difficile ripartenza che attende anche il nostro territorio. Adesso noi dobbiamo guardare al futuro con uno sguardo che tiene conto delle difficoltà e anche dei problemi che abbiamo saputo gestire in parte non abbiamo saputo gestire. Dobbiamo proprio ripartire sulle persone e io penso veramente sulla scuola, sulla educazione, sulla formazione dei ragazzi, perché le istituzioni poi sono gli uomini che le rappresentano, al di là di quello che è la garanzia che danno e la stabilità che danno, però molte volte le istituzioni sono gli uomini. Abbiamo bisogno proprio di ripartire qui, investire sugli uomini. Veniamo ora alla cronaca. Produce e commercializza prodotti igienizzanti senza comunicare al Ministero della Salute le informazioni obbligatorie di sicurezza sul prodotto. Sanzionato dai carabinieri che hanno sequestrato 5.000 flaconi e 250 kg di gel. I carabinieri del NAS di Treviso e del nucleo natanti di Venezia hanno sequestrato presso un'azienda di prodotti cosmetici presente nella provincia 5.000 flaconi di prodotti igienizzanti di diversa tipologia e 250 kg di gel pronto per essere confezionato perché privi delle notifiche ministeriali di sicurezza obbligatorie per legge. Tutto nasce da una serie di controlli che i carabinieri del nucleo natanti hanno effettuato in diverse attività commerciali di Venezia e che hanno portato già nei giorni scorsi al sequestro di prodotti per il corpo non conformi alla legge. Dalle verifiche compiute si è appurato che la merce sequestrata non era registrata nel portale voluto dalla Commissione europea, contenente tutte le informazioni relative ai prodotti di cosmesi necessari a garantire sicurezza e trasparenza per i consumatori. Al termine delle verifiche, ai titolari delle varie attività commerciali sottoposte a controllo sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di oltre 3.000 euro. I carabinieri di Mestre hanno colto sul fatto titolare clienti di un bar di Favaro Veneto nella centrale Piazza Pastrello che, in spregio ai divieti, serviva alcolici e spritz consumati direttamente all'interno del locale senza dunque rispettare le norme anticontagio. Oltre alle normali sanzioni è stata disposta la chiusura del locale per 5 giorni. I portavoce di Quartieri in Movimento si sono riuniti questa mattina davanti alla sede del municipio di Mestre per chiedere l'apertura dei consigli di municipalità in modalità online, aprirli agli interventi del pubblico. Abbiamo deciso come comitati, come associazioni, come singoli cittadini di presentare questa lettera perché c'è la necessità nel nostro comune di una maggior partecipazione da parte di cittadini interessati ai problemi della città.
La nostra città ha bisogno di democrazia, è scritto nello striscione che i rappresentanti delle varie associazioni che compongono Quartieri in Movimento hanno voluto esporre sotto al municipio di Maestre. Lettere e manifestazione sono un appello rivolto al sindaco Brugnaro per l'apertura dei consigli di municipalità online agli interventi del pubblico, eliminati di fatto per colpa della crisi pandemica. Crisi economica che ha coinvolto la fascia di medio e basso reddito e inquinamento sono i temi più impellenti. Nel comune di Venezia sono stati registrati 71 sforamenti del limite di polveri sottili. La partecipazione dei cittadini è fondamentale perché anche in questi ambiti il comune possa prendere in esame provvedimenti utili e necessari. Riteniamo che la mancanza di democrazia che questa amministrazione sta dando sia molto grave, soprattutto in una situazione come questa di pandemia, in cui è necessario anche discutere con tutti del futuro della nostra città, perché i temi all'ordine del giorno, dalla ripresa economica alla questione della grave emergenza inquinamento che vede la nostra città ai vertici della triste classifica, diciamo, delle città più inquinate d'Italia e d'Europa, abbia bisogno di un confronto vero a 360 gradi tra amministrazione e cittadini. Non c'è possibilità di rapportarsi con i rappresentanti. La prima istanza, che era la municipalità, prima aveva poco colloquio con le istituzioni comunali, ora ne ha quasi niente. Si sente veramente il distacco tra il cittadino e le istituzioni. Una fermata in centro a Mestre invece per la metropolitana di superficie. I lavori procedono e secondo le previsioni di Veneto Strade saranno ultimati entro agosto 2021. Le immagini dall'alto rendono conto della vastità e dell'importanza dell'intervento. Siamo in centro a Mestre e questo è il cantiere di Veneto Strade per il completamento della fermata di Via Olimpia del servizio ferroviario metropolitano regionale. È un intervento molto significativo per quanto attiene l'intero sistema ferroviario regionale, in quanto consente appunto una fermata in pieno centro di Mestre con gli ovvi benefici per il trasporto pubblico locale. Ora i lavori procedono spediti dopo un iter travagliato nella prima fase a causa del fallimento dell'impresa esecutrice dei lavori. Noi abbiamo realizzato ad oggi praticamente circa il 60% dell'importo lavori complessivo, che è di 2.440.000 euro, quindi è anche un intervento significativo dal punto di vista economico. Questi lavori sono il completamento del sottopasso, il completamento della realizzazione dei percorsi ciclopedonali fronte banchina e i lavori di rafforzamento del ponte ciclopedonale sul Mar Zenego e terminati anche i parcheggi scambiatori, che saranno estremamente utili. Ad oggi dunque lo stato di avanzamento dei lavori è intorno al 60%, il cantiere dovrebbe essere ultimato entro agosto 2021. Già a settembre si è aperta una prima parte significativa, in quanto consente già da adesso il collegamento tra due parti di Mestre praticamente separati attualmente dalla ferrovia e anche dalla tangenziale. Migliora la situazione contagi, torniamo al Covid, in Veneto orientale. Il direttore generale dell'ULS 4, Carlo Bramezza, illustra i progetti futuri dell'azienda sanitaria. Sono circa 1.200 le persone attualmente positive in Veneto orientale. La diminuzione dei contagi sul territorio dell'ULS 4 è stata sensibile e si aggira al momento attorno ai 50 nuovi casi al giorno. Il calo sta permettendo un graduale ma deciso ritorno ad una condizione normale per quelle attività dell'azienda sanitaria che erano state forzatamente ridotte a causa dell'emergenza pandemica. La situazione è molto migliorata e ad oggi noi abbiamo ricoverati al Covid Hospital di Jesolo, che è una struttura con la quale noi abbiamo affrontato il Covid. Abbiamo 33 persone in malattie infettive, 2 in semi-intensiva e solo 4 in terapia intensiva, quando eravamo abituati fino a poche settimane fa ad avere 15-16 persone solo in terapia intensiva. La ripresa della normale attività, secondo il direttore generale dell'US4 Carlo Bramezza, avviene in una situazione buona sotto il profilo delle liste d'attesa. Oculistiche o Torino, ad esempio, non ne hanno. Altre specialità hanno recuperato parecchio sul ritardo di questi mesi. E all'orizzonte ci sono anche diverse novità. Per esempio a Portogruaro
Noi venerdì prossimo andremo a inaugurare un nuovo reparto di terapia intensiva, si chiama Recovery Room, con 9 posti letto. È stata una donazione della holding, Zegnago Holding, della famiglia Marzotto, una donazione di 1 milione di euro. Abbiamo iniziato i lavori quest'estate con c'era il presidente Zaia all'inaugurazione e sono stati finiti in brevissimo tempo, 6-7 mesi. Che i dati sui contagi siano buoni non significa che si possa abbassare la guardia, neanche in Veneto orientale, dove ad esempio l'ULS segue con particolare attenzione la prossima riapertura delle scuole. Il nostro obiettivo è arrivare all'estate, che sia un'estate migliore ancora di quella dell'anno scorso, dove comunque con il lavoro che abbiamo fatto con gli albergatori, con le associazioni, con il comune del litorale, abbiamo permesso ad una stagione estiva che, anche se è iniziata un po' in ritardo, poi ha permesso poi di recuperare nei mesi di settembre, è stato un bel settembre, insomma. Poi è tornata la pandemia di nuovo e quindi ci stiamo già però organizzando per la prossima stagione turistica. Abbiamo intervistato il sindaco che consentì a Venezia di riabbracciare il suo teatro dopo il rogo. Paolo Costa, insieme a Marco Corsini, fu l'artefice di quell'impresa. Senza aver annunciato nulla ai miei collaboratori, di fronte al Presidente della Repubblica annunciai che entro 2 anni, che il 14 dicembre 2003, avremmo riaperto il teatro. Fatta quella dichiarazione, sceso dal palco, tutti i miei collaboratori, da Marco Corsini in avanti, mi guardarono sbigottiti, chiedendomi come mi fossi potuto immaginare quella data. Io risposi soltanto che senza una data capestro in Italia non si riesce ad ottenere nulla. Il professor Paolo Costa, già ministro dei lavori pubblici del governo Prodi ed ex sindaco di Venezia dal 2000 al 2005, racconta come diede il là da primo cittadino alla corsa contro il tempo per riconsegnare a Venezia la Fenice ricostruita. La nostra attenzione, il nostro pensiero non può che andare al Corpo dei Vigili del Fuoco e alla loro straordinaria capacità di consentire alla Fenice di consumare la sua parte, la prima parte del suo mito, quella di ridursi in ceneri, senza che questo provocasse un incendio, senza che si propagasse l'incendio a tutta la città. La Fenice, noi lo sappiamo perché sono passati appunto 25 anni da quella data, ha tenuto fede al suo mito, da quelle ceneri è risorta. Io ho avuto la fortuna di occuparmi di questa seconda fase, in una condizione abbastanza difficile, nella conduzione di un appalto che oggi porteremmo ad esempio come modello Genova. La ricostruzione diventò nuova vita per la città. La settimana dei concerti dell'inaugurazione furono una grande festa di gioia collettiva di una città che si ritrovava attorno al suo teatro, che poi avrebbero riaperto la vita, la nuova vita della Fenice. E il giornalista veneziano Giuseppe Tedesco ci racconta tutte le tappe del teatro La Fenice dalle fiamme verso la rinascita. Due grandi intuizioni. La prima, quella del sindaco Costa, che era succeduto a Cacciari, che a un certo punto dice: senti, io sono il sindaco di Venezia, sono il padrone della Fenice, delle mura. Io rispondo alla città, dice, io chiedo al governo che mi faccia commissario. E difatti convince il governo a nominarlo commissario lui. E lui si avvale della collaborazione incredibile per capacità giuridiche, tecniche, umane di Marco Corsini. E loro due insieme fanno un tandem portentoso che comincia ad avviare veramente i lavori. Io li ho seguiti, diciamo, passo passo, sono andato in teatro un sacco di volte, gli occhi rinascere, fino alla famosa festona dell'inaugurazione, il grande concerto col maestro Muti. Può essere di buon auspicio per il futuro? Certo, in quell'occasione Venezia ha saputo davvero dimostrare di sapersi risollevare e di aver raggiunto l'obiettivo. Andando ad oggi, che abbiamo il problema dell'acqua alta,
problema adesso della crisi economica, ci vorrebbe la stessa determinazione, la stessa volontà proprio per risorgere un'altra volta. Nostro reportage all'interno del compendio immobiliare al Lido di Venezia, acquistato da Cassa Depositi e Prestiti per trasformarlo in due resort 5 stelle e una sede universitaria. L'area attualmente, come documentano bene le immagini, è in uno stato di degrado e abbandono. L'ultimo reparto del vecchio ospedale è stato chiuso nel 2003, poi il nulla. Siamo qui davanti all'ex ospedale Ermali al Lido di Venezia. Si parla molto della riconversione di questo vecchio ospedale, oggi dismesso e abbandonato. Siamo però entrati all'interno di questa struttura per verificare di persona lo stato dei luoghi. Quella che un tempo era una vera e propria cittadella della salute, in grado di accogliere anche 1200 malati per cure sanitarie ed elioterapiche, oggi è un gigantesco contenitore vuoto dove rimbombano i passi e si vedono padiglioni decadenti. Il rilancio del Lido dovrebbe ripartire da qui, dopo un completo restauro e un investimento privato di circa 200 milioni di euro. Il Comune di Venezia ci crede. La parte sanitaria sarà completamente nuova e verrà rinnovata completamente a spese dell'investitore prima dell'inizio di qualsiasi altra operazione. Poi ci sono i 500 posti di lavoro che nasceranno con questa iniziativa. Poi c'è l'università che arriva al Lido, poi c'è il restauro della chiesetta e del teatro Marinoni che saranno a disposizione del pubblico. E per troppi anni è stata abbandonata a se stessa, e tante idee, poche iniziative. Finalmente adesso, grazie anche all'aiuto di Beniamino Pire dell'Agenzia Sviluppo per Venezia, possiamo dare un futuro turistico al Lido, che sconta per tanti anni una assenza di presenze. Ricordiamo che la Regione Veneto fa 67 milioni di presenze annue, ovviamente pre-Covid, e il Lido è la fanalina di coda del litorale veneto. Un'isola anche per i giovani? La municipalità di Lido e Pellestrina è aperta a tutto ciò che verte allo sviluppo e al rilancio di questo territorio. In particolare riguardo al progetto dell'ex ospedale al mare, si tratta di un progetto di valorizzazione e rilancio del territorio che ovviamente continua dalla ripresa definitiva del Palazzo Congressi del Casinò. Lido strizza l'occhio appunto con questi investimenti importanti dell'Agenzia di Sviluppo ad un turismo internazionale, ad un G7 internazionale, però di conseguenza Pellestrina può trarne solo che beneficio e lo sta capendo. Pellestrina ha delle specificità e delle identità uniche e entrambe riescono ad essere sì diverse ma complementari. Era l'ultimo servizio per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, tra poco naturalmente l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, a me non rimane che lasciarvi alle previsioni del tempo per domani, vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci. Benvenuti al meteo. La perturbazione si sposta verso il meridione, favorendo schiarite al nord. L'avvio di giornata però sarà ancora instabile sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 31 gennaio. Sul Veneto, ultimo giorno del mese, all'insegna di un tempo purtroppo spiccatamente variabile. Al mattino il cielo risulterà molto nuvoloso, con precipitazioni diffuse, più significative in pianura e con limite della neve in montagna intorno agli 800-1000 metri. Nel corso del pomeriggio, diradamento ed esaurimento delle piogge, con tempo più asciutto e diminuzione anche della nuvolosità. Temperature minime tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 6 e gli 8 gradi. Stesso scenario poi se ci spostiamo anche sul Friuli Venezia Giulia, con inizialmente piogge un po' dappertutto, con il passare delle ore andrà gradualmente migliorando. Temperature minime tra lo 0 e i 3 gradi, massime invece sui 5-8 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo neve a bassa quota sui confini alpini, piovaschi invece sui restanti settori, via via più asciutto entro sera. Temperature minime intorno allo zero, massime sugli 8 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antena 3.